Ciao grandissimi e bentornati sul canale. Finalmente, dopo diverse settimane di assenza dal canale, sono riuscito a pubblicare una recensione. Questa volta la Holybro mi ha mandato un drone racer veramente equipaggiato, veramente carrozzato da paura, ed è il Copis 2 SE in versione BNF con ricevente FreeSky RXSR. Aprendo la scatola, troviamo già questa bella borsetta che contiene il drone più alcune parti di ricambio. Ma adesso l'apriamo e andiamo a vedere che cosa c'è. All'interno abbiamo al centro uno stack che comprende il cuore del drone. Partendo dal basso abbiamo i Tecco 32 4-in-1ESC 35 A che supportano D-Shot 1200. Poi abbiamo la Kakuta F7 che è la flight controller e poi l'Atlat HV-V2 che è la VTX board. Andando dietro abbiamo un'antenna Foxer Lollipop 5.8 GHz RHCP che è l'antenna per trasmettere in FPV. E sopra abbiamo la ricevente FreeSky RXSR, questa qui piccolina, con due antenne installate orizzontalmente al drone in questo modo. Girandogli intorno abbiamo collegata alla VTX l'antenna ovviamente che va fino alla Lollipop. Per guardare le immagini sui vostri visori abbiamo una bella Rankine Swift 2 che ha un FOV da 120 gradi. E poi la spinta a questo drone viene data da queste bestie di motori. Vi dico solo che l'uno costa 25 euro, che sono dei Team Motor F40 Pro 2 2400 kW. Adesso sono usciti anche i Pro 3. Poi caratteristica principale è data dal frame Copis. Questo ha dei bracci da 5 mm e il piatto sotto da 4 mm. Ma i bracci, come potete vedere, hanno un materiale bianco all'interno che Holybro non vuol dire che cos'è. Io l'ho cercato e questo materiale dovrebbe essere il Roachel. Vi lascio il link del materiale in descrizione. E sotto al piatto sotto, quello che vi dicevo da 4 mm, c'è il pad con lo strap per la batteria. Questo drone supporta batteria da 4 a 6S. Poi Holybro ha pensato bene di inserire all'interno della valigetta del due set di eliche di ricambio che sono delle Dalprop Cyclone T5046C e poi una bustina con un po' di cose tra cui i dati di serraggio delle eliche, il pad, il keypad per il settaggio della Rankine Swift, qualche fascetta, niente di più. Eccola qui. A questo punto, dopo un mese di simulatore, dove sono riuscito ad acquisire, non dico una discreta padronanza, però quantomeno riesco a mantenere il drone, a fargli fare delle curve strette, a farlo passare tra gli alberi e via dicendo. Vi lascio in descrizione il link al simulatore che ho utilizzato. Collegandoci la mia FreeSky Taranis QX7, che è una bomba, cioè un altro pianeta rispetto a FlySky. A questo punto, lipo in carica, appena finito di caricarle, le prendo, me ne vado a un campo di volo bello grande, dove già ho girato altre recensioni, e speriamo di riportare il drone a casa tutto intatto. Ragazzi, sto al campo di volo. Come potete vedere, eccolo qua. Qui non mi dovrebbe rompere scatole nessuno. E lì giù, come potete vedere, c'è il Copis. Speriamo bene, ragazzi, perché c'è un po' di vento. È la prima volta che piloto un racer. Vediamo che esce fuori, dai. Thank you.
Allora, ragazzi, come primo volo sono proprio soddisfatto, salvo che non mi è riuscito un trick per cui andare a finire in mezzo alla terra fresca, però è andata benissimo. Meno male che è accaduto, perché poi quando l'ho rimesso sul pad di tracollo ho rimesso gli occhiali saranno spenti perché era finita la batteria, per cui pensate se mi succederà un volo. Comunque torno a casa con un po' di fango in mezzo alle scarpe. Ma questo è il minimo, l'importante è portarsi a casa il drone. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video e date un'occhiata alla descrizione per tutte quante le informazioni su sto drone, compreso il materiale, quello lì che vi dicevo del frame. E che vi devo dire? Iscrivetevi, lasciate un like, un commento, criticatemi, fate come vi pare. Alla prossima, ragazzi. Ciao a tutti da Piero.